Lascio la parola al dottor Pinnapinto e poi facciamo quest'ultimissimo giro di interventi e repliche. Prego. Ah, la mia era più che una replica, una domanda. E la domanda, vedo che c'è qui tra di noi Eleonora Artesio. Vorrei chiedere a Eleonora Artesio di intervenire su questo, visto che il tempo sta correndo e adesso penso che siamo passati alla parte meno clinica ma più organizzativa dell'attività sanitaria, quindi dell'organizzazione del sistema sanitario, portandoci il suo contributo, visto che lei ha una grande esperienza torinese in questo campo, avendo lavorato all'assessorato, essendo stata promotrice e sostenitrice dei centri di cura, della realizzazione dei piccoli ospedali, del fatto che la medicina sul territorio deve prendere in considerazione non soltanto questi grandi e inevitabili e occasionali, per fortuna, episodi di medicina di emergenza, ma l'ordinario di quello che capita sostanzialmente nelle comunità per handicappati, per malati di mente, per anziani, e che tipo di assistenza oggi noi possiamo offrire a loro in queste condizioni ancora più che non nell'ordinario, perché questo modo di avere, diciamo, seguito il modello lombardo di privatizzare la medicina ha deprivato quasi completamente il nostro sistema sanitario nazionale. Io ovviamente ho ascoltato e devo dire con una certa emozione i racconti e anche le riflessioni che sono state svolte fino a questo momento. L'emozione deriva evidentemente dal pathos del momento, ma anche dal fatto che quelle osservazioni mi hanno ricondotto ad alcuni principi che avevano fondato una stagione per me importante della vita, che era stata appunto quella della responsabilità dell'assessorato alla salute in Regione Piemonte. E in modo particolare tutta la fase, non esclusivamente condotta da me, ma proseguita sulla scia delle iniziative di Mario Valpreda di redazione del piano sociosanitario, quello che entrò in vigore nel 2007 e che aveva l'ambizione di una durata triennale, ma anche l'umiltà di una durata triennale, perché cominciava a introdurre una novità in quello che dovrebbe essere ordinario. Forse la grande attesa che si era organizzata intorno a quel piano sociosanitario derivava anche dal fatto che era un decennio che la Regione Piemonte non era dotata di un proprio piano sociosanitario. E quelli che dovrebbero essere gli indirizzi, le cornici, le definizioni delle risorse, le proiezioni di futuro, cioè tutte le prerogative di un piano sociosanitario, erano affidate alla manutenzione ordinaria delle riedizioni dell'anno per l'anno. E quindi senza la ridefinizione dei principi, senza la ricerca della partecipazione e della condivisione sui principi, senza il tentativo di aprire uno sguardo che proponesse anche le visioni di futuro. Era quindi un piano sociosanitario molto atteso e devo dire che quel piano sociosanitario, probabilmente ascoltando le esperienze riportate anche qui stasera, certo non aveva l'ambizione di introdurre chissà quale concezione rivoluzionaria, ma aveva l'umiltà di partire dalla conoscenza dei dati dell'epidemiologia e in modo particolare dall'analisi delle condizioni della nostra popolazione. E c'è un dato assolutamente comune, assolutamente evidente a qualunque conoscitore o lettore, ma semplicemente persona che vive in questo mondo, che è il dato dell'invecchiamento progressivo della popolazione.
Noi abbiamo sempre letto nella narrazione dominante il dato dell'invecchiamento come un elemento collegato alla condizione di benessere. Non voglio qui aprire una parentesi su tutte le scelte delle riforme previdenziali in questo ambito, mentre la condizione di invecchiamento è una condizione che riflette tutte le conseguenze originarie dei curriculum di vita delle persone. Riflette delle differenze di genere, di cui si parla ancora troppo poco. Le donne vivono più a lungo degli uomini, ma nella loro durata di vita hanno delle condizioni più invalidanti di quelle degli uomini. Riflette tutte le condizioni delle carriere professionali e delle condizioni umane. La città di Torino può essere rappresentata con delle carte geografiche che definiscono i confini dei quartieri e le linee degli autobus, o può essere rappresentata con i quadranti delle aspettative di vita. E noi vediamo che le aspettative di vita peggiorano nei quartieri delle periferie rispetto ai quartieri centrali, e che quindi c'è un principio di segregazione territoriale, cioè di condizioni abitative più diseguali, in cui si concentrano persone con carriere professionali più provate e in cui evidentemente vivono persone che saranno più esposte ai rischi di malattia o ai rischi di invalidità. E quindi non c'è da ricercare molto. L'epidemiologia ce lo racconta, ce lo fotografa, ce lo sbatte davanti agli occhi. E allora forse a qualunque decisore pubblico e a qualunque, io direi, comunità pensante, può essere sufficiente misurarsi con questi dati di realtà per provare a immaginare ciò che sarebbe necessario. E una condizione necessaria è misurarsi con questa semplice questione: se il futuro, la progressività della nostra vita va nella direzione di una convivenza con la malattia cronica, sarebbe bene che questa convivenza possa essere la più dignitosa possibile, la meno faticosa possibile, la meno diseguale possibile. E per fare questo, certamente la prossimità è la condizione più favorevole. Ed è da questa riflessione, francamente, mi sembra quasi deterministica e quasi banale da ricordare qui, che il piano sociosanitario metteva al centro proprio la condizione della medicina territoriale, del suo potenziamento, della sua relazione con la rete della medicina specialistica e con la rete ospedaliera, per consentire alle persone di avere un percorso ordinato, cioè un percorso ordinato all'interno del quale, verificata la propria condizione di salute, le proprie aspettative, si potesse essere seguiti costantemente a livello di territorio, attraverso il medico di famiglia, attraverso la specialistica ambulatoriale, in tutti i percorsi di cura, di mantenimento, di riabilitazione e purtroppo in alcune condizioni anche di cure palliative e di accompagnamento alle fasi più dolorose e terminali della vita. E di qui che nascono poi le proposte organizzative, gli impianti tecnici sui quali si fondava in quel piano sociosanitario l'organizzazione della medicina territoriale, cioè la possibilità per i medici di medicina generale di organizzarsi in gruppi di cure primarie, dove la condivisione dello stesso studio medico tra più professionisti potesse consentire il prolungamento dell'orario, potesse consentire l'adozione da parte del medico di famiglia dei protocolli su alcune patologie particolari, evitando al paziente di recarsi negli ambulatori specialistici degli ospedali, ma trovando a quel livello la risposta necessaria, che su quel piano delle cure primarie si potessero ricollocare anche eventuali dotazioni di presidi o eventuali ricorrenze di tipo diagnostico necessarie in determinate condizioni patologiche, e che su quel livello si potesse anche immaginare nei momenti di degenza temporanea che l'utilizzo di piccole strutture ospedaliere sulle quali magari erano previsti dei decrementi rispetto ai riparti originari
si potessero strutturare dei luoghi di degenza gestiti direttamente dai medici di medicina generale. Questo era sostanzialmente il disegno. E devo dire, di fronte alla grandezza di alcune operazioni veramente significative condotte in emergenza, mi sembra proprio di raccontare delle situazioni che sono così apparentemente semplici da descrivere che dovrebbero comportare un'altrettanta semplicità nel metterle in campo. E questa semplicità non c'è stata. Non c'è stata per molte ragioni, poco tempo sicuramente, il poco tempo, perché poi uno dei problemi della politica è anche quello della ricerca costante dell'innovazione in ragione della definizione di sé per aver prodotto un intervento innovativo. E quindi l'elemento della continuità è una di quelle condizioni che normalmente non riceve riconoscimenti di valore. Il poco tempo, dicevo, ma anche la difficoltà a destrutturare una concezione nelle relazioni che era fortemente consolidata. Io lo dico anche con grande chiarezza, non è semplice costruire delle relazioni in un percorso di continuità tra attività ospedaliera e attività territoriale. Non è semplice pensare che alcune attività specialistiche svolte a livello ospedaliero possano essere decentrate a livello territoriale. Sembra quasi che questo provochi una diminuzione delle prerogative, dei riconoscimenti, del valore simbolico di alcune attività. Certo, ci vuole anche un riconoscimento di valore economico a questo nuovo modello organizzativo. E il valore economico va conquistato perché qualunque amministratore che proponga un cambiamento si trova di fronte, oltre che quelle resistenze di tipo culturale che richiamavo, anche delle resistenze di tipo economico, perché non riesce mai a dimostrare che quell'operazione sarà a costo zero. Potrà raccontarne i benefici attesi, ma non potrà mai dire, se è onesto intellettualmente, che un investimento di quel tipo non sarà costoso. Lo è costoso, perché ogni innovazione richiede un motorino d'avviamento che ha un suo costo, mentre il sistema ti chiede di agire a costo zero, il sistema ti chiede il pareggio di bilancio, il sistema ti chiede di cambiare senza gravare dal punto di vista economico sul bilancio che era già consolidato. E quindi le difficoltà sono avvenute, sono state poi francamente enfatizzate da una scelta politica diversa, da altri livelli di maggioranza regionale che hanno deciso che quelle esperienze di gruppi di cure primarie che si erano avviati dovessero essere sospese, e di fronte alla reazione dei professionisti convinti e dei pazienti contenti ha conservato soltanto in continuità quelle già attive, mettendo un tetto massimo annuale rispetto ad altre esperienze analoghe. Non si poteva crescere più del 30% nell'organizzazione dei gruppi primari sul territorio. Questo fu, ad esempio, durante il periodo dell'amministrazione Cota. Quindi gli elementi che qui sono stati richiamati parlano molto a quella parte di storia che voglio augurarmi non sia storia, ma possa diventare futuro, e che forse questo tipo di esperienza che abbiamo vissuto possa insegnare a procedere nella direzione, magari anche con modelli organizzativi diversi. Io sto raccontando un'ipotesi organizzativa di quella fase, non sto dicendo che quella è l'ipotesi organizzativa, sto dicendo che quello è il principio di riferimento al quale possiamo ispirarci, e che è un principio di particolare sensibilità proprio rispetto ad una delle questioni che è stata richiamata nella discussione, che è quella della particolare esposizione al rischio fino agli elementi tragici che abbiamo contato delle persone in condizioni di non autosufficienza o di disabilità ricoverati nelle strutture sanitarie assistenziali, dove il tema oggi a me caro, che voglio ricordare, che ogni qualvolta ho la possibilità di parlare pubblicamente, sottolineo, è questo. La situazione era davvero straordinaria. La debolezza individuale è stata evidentemente la condizione di massima esposizione.
Ma è anche vero che le strutture che hanno saputo tutelare meglio le persone ricoverate e il personale che assiste le persone ricoverate sono quelle che avevano una modalità organizzativa di maggiore tutela già precedente, di maggiore organizzazione, di maggiore presenza degli organici, di maggiore attenzione ai protocolli, quindi una consapevolezza del loro ruolo superiore a quello che mediamente si è poi visto. E perché questo è successo? Perché esiste una fragilità nella fragilità. Cioè, apparentemente, e non apparentemente, ma sostanzialmente, le persone più fragili ricevono modalità di trattamento altrettanto fragili quanto i loro malati. Circolava una battuta tra i vari dipartimenti dell'assessorato per la sanità. Quando si discuteva il riparto del bilancio nazionale, si diceva alla prevenzione il 5%, alla psichiatria il 5%, al dipartimento delle tossicodipendenze il 5%, perché così dicono i livelli essenziali di assistenza. Non era abbastanza e non ci si arrivava nemmeno. Si arrivava al 3,5 quando le situazioni erano particolarmente sensibili e attente. E allora chi si occupava di quei comparti diceva: abbiamo dei pazienti invisibili, molto spesso dimenticati. Chi cura quei pazienti è invisibile e dimenticato come loro. Le organizzazioni sanitarie che presidiano quelle condizioni di malattia sono invisibili ed emarginate come i nostri pazienti. In fondo, noi siamo il riflesso della società. Cioè, se curiamo persone per le quali si ragiona su un percorso conclusivo della loro vita o persone segnate da una condizione di emarginazione, così i servizi loro dedicati sono altrettanto emarginati. E questa è una drammatica realtà. E allora, in questo tipo di servizi, io che sono cresciuta a Santa Nera, persona forse che molti ricordano per essere di una scomodità e di un'intransigenza unica, essendosi sempre occupato nella sua vita dei minori chiusi in orfanotrofio fino ad arrivare alla legge sulle addizioni, e poi negli ultimi 20 anni sugli anziani non autosufficienti. Ricordo che quando mi accompagnava in quelli che allora erano le case di riposo, io mi avvicinavo ai letti, alle sedie, alle carrozzine, alla panchina su cui erano seduti i malati, e lui con un dito andava a toccare la polvere sui comodini. E poi iniziava grandi reprimende nei confronti del caposala di quella determinata struttura. E io un po' mi stupivo, dicevo: ma no, ma scusa, ma parliamo col malato, ma sentiamo che cosa da dirci. Magari è importante che abbia avuto la terapia con i farmaci corretta, magari non hanno avuto tempo di togliere la polvere dal comodino, ma l'importante è che gli abbiano somministrato i farmaci. E lui mi rispondeva: se non tolgono la polvere, non somministrano a tempo neanche i farmaci. Questo per dire che occorre una intransigenza assoluta su questo tipo di condizioni, e esserci accontentati nel corso degli anni di quelli che chiamiamo, e so che a qualcuno questo termine fa inorridire, inorridisce anche me, minutaggi. Quanti minuti servono per cambiare un paziente allettato? Quanti minuti servono per nutrire un paziente che non sia in grado di deglutire? Quanti minuti servono per accompagnare dal letto del refettorio al letto della camera e della stanza quel paziente in carrozzina? Sulla base del minutaggio si determinano gli organici, non sulla base delle persone, della loro condizione di salute, del modo con il quale loro vivono la residenzialità assistita, sulla base dei minutaggi. E i minutaggi ci hanno fregato. I minutaggi hanno soprattutto significativamente colpito le condizioni di vita di quelle persone in una condizione estrema, ma ci hanno sbattuto in faccia qual è il livello di alcune strutture che dovrebbero essere adibite alla cura e che invece sono adibite ai modelli organizzativi.
il più possibile compatibili con le regole di bilancio. Grazie.